oggi nel continuare il discorso che avevamo cominciato la volta scorsa, in riferimento al tema della ricerca umana, ci dedichiamo ad affrontare un grande tema, cioè noi stessi e più in particolare il tema dei talenti. Il tema dei talenti sta a significare una cosa molto semplice, il fatto cioè che ciascuno di noi ha dei doni, ha delle capacità, è portato per qualche cosa, potremmo dire ha dei pregi particolari nella propria vita, certo, anche dei limiti, ovviamente, ma in questo caso vorrei sottolineare l'aspetto dei pregi, in questo senso il tema dei talenti. Ovviamente questa, come già vi ho detto, è un'ora di religione, quindi la mia prospettiva è quella anche di farvi conoscere alcuni testi religiosi che in qualche misura focalizzano temi dei quali via via parleremo. Oggi parliamo del tema dei talenti, a partire da una parabola famosissima. Che cos'è una parabola? È molto semplice. La parabola è una sorta di narrazione di un fatto immaginario, ma anche appartenente alla vita reale, con il quale noi vogliamo in qualche modo rappresentare, esprimere una verità, che sia ovviamente una verità di ordine morale, di ordine religioso, ma oggi direi una verità di ordine esistenziale. Sì, perché il tema dei talenti è una questione di ordine strettamente esistenziale, prima che essere di ordine morale e religioso. Perché? Perché, come vi dicevo precedentemente, il tema dei talenti riguarda ciò che ciascuno di noi ha. Anzi, diciamo meglio, ciò che ciascuno di noi è. Di questo ne abbiamo parlato le volte precedenti, quando abbiamo cominciato ovviamente a discutere, a ragionare sul tema della ricerca umana. Ciascuno di noi è fatto in un certo modo, potremmo dire ha una natura peculiare, che lo contraddistingue, ma anche lo distingue in modo molto radicale, tutto sommato, dagli altri esseri umani. Certo, c'è un'uguaglianza di fondo tra gli esseri umani, apparteniamo tutti alla comune umanità, ma nello stesso tempo ogni essere umano è assolutamente differente dagli altri. Su questo torneremo quando parleremo del tema dell'uguaglianza, del tema della fraternità, però ecco, questo deve essere un punto fondamentale a partire dal quale ragionare su questi temi. Ciascuno di noi ha delle peculiarità, ha delle capacità. Bene, proviamo a ricordare velocemente questa parabola. Se volete leggerla potete trovare in modo diretto al Vangelo di Matteo, al capitolo 25, dal versetto 14 in poi. La storia è molto semplice. Un uomo parte per un lungo viaggio, ma prima di partire chiama i suoi servi e consegna loro i suoi beni. E a ognuno di questi servi dà dei beni ben specifici. Sono tre i servi ai quali questo padrone dà questi beni. Al primo dà 5 talenti, al secondo 2 talenti e all'ultimo un talento. E il testo dice secondo le capacità di ciascuno. Come vedete, già qui si parla appunto delle capacità. Ognuno ha le proprie capacità. Noi molto spesso quando ragioniamo su questi temi o anche quando ragioniamo sulle persone vicino a noi tendiamo a dire ah ma quello guarda come è fatto, guarda quel limite, guarda quella capacità, guarda quella cosa positiva. Invece gli altri, ecco questo invece gli altri pone una questione. Certo, noi facciamo anche dei paragoni con gli altri, anzi. Viviamo in un mondo dove ci paragoniamo enormemente agli altri, tanto nel bene quanto nel male. E da qui scattano ovviamente molti giudizi, a volte spesso sommari sul prossimo, sugli altri. Però ecco, qui c'è un primo punto che la parabola sottolinea, cioè che ciascuno ha le proprie capacità e ovviamente il padrone lo sa. Tanto è vero che questo padrone, prima di partire per questo viaggio, assegna un numero ben preciso di talenti, secondo le proprie capacità. Ovviamente la parabola prosegue e accade che colui che ha ricevuto 5 talenti va immediatamente ad impiegarli guadagnandone altri 5. La stessa cosa accade per colui che ha ricevuto 2 talenti, ma attenti, all'ultimo al quale era stato assegnato un talento solo, dice il testo, andò a fare una buca nel terreno
e vi nascose il denaro del suo padrone. Questa è una situazione estremamente significativa che viene così espressa dal testo. Va a fare una buca nel terreno e vi nasconde il denaro del suo padrone. Perché è una situazione molto significativa? Perché è molto probabile, qui le interpretazioni nel corso dei tempi si sono sprecate, ma insomma c'è anche una sorta di filo rosso che in qualche misura le collega tutte. Dicevo, tutte queste interpretazioni condividono un'idea di fondo. Questa persona fa una scelta, potremmo dire, in ritirata. Non fa una scelta di rilancio, potremmo dire. Non fa una scelta di azzardo, di coraggio. Fa una scelta di paura. Teniamo conto di questo termine, paura, perché vedrete che alla fine della parabola riemergerà in modo molto forte. Ovviamente cosa accade? Terza scena, il padrone ritorna e, come dice il testo, vuole regolare i conti con loro. Sentite, c'è una sorta di giudizio, c'è una sorta di richiesta. Il padrone tornerà e quindi chiederà conto di questi talenti. Ovviamente sapete cosa accade. Colui che ha guadagnato altri 5 talenti dopo averne ricevuti 5, li riconsegna al padrone, dice questo servo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. E il padrone ovviamente è molto contento e dice: sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. La stessa cosa accade per chi ha avuto 2 talenti e ne ha guadagnati altri 2, ma attenti, quello invece che ha ricevuto un talento solo, e come vi avevo detto, aveva fatto una buca nel terreno, aveva nascosto dentro il denaro, ovviamente anche lui in questo momento, potremmo dire, non se la passa molto bene. E il testo dice: si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Questa è la parte forse più interessante. Ovviamente tutta la parabola è estremamente interessante. Ci sono vari punti, alcuni dei quali ho sottolineato, altri che meriterebbero ovviamente ulteriori sottolineature. Ma a me pare che questo sia un punto fondamentale, di grande interesse. Sembra dare un messaggio molto chiaro, molto preciso. La paura blocca enormemente le persone nel tentare di portare frutto in riferimento alle capacità che ciascuno ha, in riferimento al talento che ciascuno ha ricevuto. Sulla paura bisognerebbe riflettere. Certo che questo servo ha avuto paura del padrone, ed è ovvio, questa è una parabola tratta dal testo sacro del Vangelo, quindi diciamo un testo senza dubbio di riferimento per i cristiani. Dice questo testo di fatto un fatto fondamentale. È possibile che un servo abbia paura del padrone? È possibile che questo servo, il quale tale in quanto dipende dal suo padrone, possa avere paura? Una paura talmente grande da non riuscire a mettere a frutto ciò che il padrone stesso ha consegnato a lui prima di partire? Questa è una grande domanda. Certo, la paura agisce moltissime volte nella nostra vita, ci blocca, ci paralizza, ci impedisce di mettere a frutto le nostre capacità, ci impedisce di fare fruttare i nostri talenti. Questa è una situazione nella quale molto spesso gli esseri umani incorrono. Ma questa parabola ha anche un altro messaggio. Perché questo padrone si arrabbia? Io ritengo che la risposta più corretta sia questa. Non si è tanto arrabbiato perché questo servo, al quale egli aveva dato un talento solo, secondo la capacità di questo servo, non gli ha riconsegnato un altro talento, non ha guadagnato un altro talento, non ha fatto fruttare l'unico talento che il padrone gli aveva dato. No. Non è questo il motivo. Io ritengo che il motivo sia proprio questo. Il padrone si è arrabbiato perché questo servo non ha avuto fiducia
Il padrone sapeva della capacità limitata di questo servo e io ritengo che se questo servo fosse riuscito a riconsegnare al padrone l'unico talento che egli stesso aveva ricevuto, avendo chiaro nelle parole che avrebbe detto al padrone che lui aveva fede nel padrone, aveva fiducia, non aveva paura. Beh, io credo che se questo servo avesse fatto questo, il padrone non avrebbe avuto nulla da dire. La paura blocca molto spesso nelle nostre azioni quotidiane, anche nelle nostre azioni più importanti, nelle scelte fondamentali che riguardano il nostro modo di far fruttare quelle capacità, molte o poche che ciascuno di noi ha, ma questa parabola ci ricorda un messaggio fondamentale. Non dobbiamo in nessun modo aver paura del padrone, anche perché egli, secondo la visione cristiana, ci ama. Per questo, indipendentemente dal fatto che noi riusciremo a far fruttare i nostri talenti, ovviamente questo è il compito di ogni esistenza, questo padrone avrà verso di noi sicuramente un occhio di riguardo, nel momento in cui noi mostreremo anche nella nostra pochezza una fiducia verso di lui e non certamente la paura. E sarà proprio questa fiducia a fare in modo che i nostri talenti possano venire espressi al massimo. Questo forse è il grande messaggio della parabola, un invito ad avere fiducia nel padrone che a sua volta permetterà di poter esprimere le nostre capacità.